Ciao a tutti da Simorif, benvenuti nel mio canale e benvenuti a questo nuovo video. In questo nuovo video di cosa parleremo? Parleremo dell'utilizzo della calce sudata, che è questa, per filtrare l'aria in ingresso agli skimmer. La calce sudata è utilizzata soprattutto in ambito medico. Poi le grandi case che si occupano appunto di prodotti per acquariologia hanno iniziato a costruire dei filtri a calce sodata, a distribuire la calce sodata, però questo cosa comporta? Comporta un passaggio in più tra la ditta distributrice e la ditta produttrice. Questo passaggio in più, per questioni di marketing, di packaging, di distribuzione, eccetera, eccetera, alza i costi. Io lo ammetto, la compro su Amazon. C'è la bottiglia da 1 kg, c'è la tanichetta da 4 kg, vi lascio qui in descrizione il link per poterla acquistare, però io in realtà questo video lo faccio per farvi vedere più che altro il filtro a calce sodata. Dopo torneremo a parlare della calce sodata. Questo è il filtro ideato da RiffTech, come potete vedere. Abbiamo in alto uno sportellino per la ricarica e per poter buttare via la calce sodata una volta esaurita. Abbiamo il tubicino dove andremo a collegare il tubo che poi andrà all'alimentazione dell'aria dello skimmer. Come funziona? Praticamente la calce sodata viene, dopo la riempiamo insieme, viene messa in questo cilindro. Questo è quello da 1 kg, c'è anche quello da 1,8 kg. Quindi viene immessa in questo cilindro e l'aria dello skimmer verrà aspirata da qua, quindi che corre attraverso questo tubo che vedete qui, che a sua volta pesca l'aria da sotto questa griglia. Quindi cosa succede? L'aria entra da qua sopra, attraversa la calce sodata, va nella griglia, entra nel tubo e va nello skimmer. Abbiamo una clamp regolabile attraverso una vite di plastica, appunto. Vediamo se riesco a farvela vedere. Questa è la sua clamp. Ecco qua, è regolabile. Solito anello che adesso, se metto una mano qua, vedete, con le luci UV della vasca si illumina. E questo a me piace tantissimo. Comunque, dicevamo, ha la sua clamp regolabile. Io, per comodità e per come la voglio mettere io nel mobile, la terrò bassa. Qui abbiamo il logo RiffTech, come potete vedere. La vite sempre di plastica, fortunatamente non usa mai roba di ferro che possa arrugginire o cose simili. Altre due viti per fissarlo a uno dei vetri della Samp. E questo è tutto. Adesso cosa facciamo? Riempiamo di calce sodata. Ma prima voglio farvi vedere, ecco qua, voglio farvi vedere la calce sodata pre e post utilizzo. Quindi abbiamo la calce sodata nuova, che come vedete è un bel bianco brillante, e quella esaurita, che è un violetto, un bluastro. Quindi cosa succede? Mano a mano che assorbe CO2 ha un viraggio di colore. Non tutte virano di colore, eh? Questa sì, io per comodità sinceramente preferisco una calce che viri di colore, quindi vedo subito quando è finita e la posso buttare via. Quindi a furia di assorbire CO2 va in viraggio colore, arriva a questo bluastro e viene buttata via. Allora, andiamo a riempire il filtro a calce sodata. Vi chiedo scusa perché in effetti non vi ho ancora detto a cosa serve la calce sodata. Quindi riempiamo il filtro e poi vi spiego a cosa serve la calce sodata. Andrò a riempirlo con 0,5 kg, anche se il contenitore è da 1 litro, perché tanti acquariofili hanno avuto maggiori risultati su dei litraggi medi di 250-300 litri con l'utilizzo di 0,5 kg alla volta di calce sodata. Sinceramente non sono riuscito a trovare un vero perché. Io ho sempre utilizzato il Carbo-X di Ati, che prevede appunto il chilo. C'è anche quello più grande da 4,5 kg o 4 kg, adesso non mi ricordo bene, però io ho sempre usato quello da 1 litro, da 1 kg.
leggendo a destra e a sinistra, appunto, è venuto fuori questa cosa, questo fatto, che hanno avuto appunto migliori risultati usandone mezzo chilo. Io mi fido e voglio procedere anch'io così. Quindi cosa ho fatto? Ho tolto mezzo chilo dal barattolo, quindi con l'aiuto di un imbuto che abbia, io ho preso questo, famosissima Tupperware nelle riunioni con la mamma, questo avrà forse la mia età, utilizzo questo per comodità, quindi un qualsiasi imbuto va bene. Perfetto, chiudiamo pure lo sportellino, quindi mi è caduto tutto, quindi mezzo chilo. Adesso però vi spiego a cosa serve. A cosa serve la calce sodata? La calce sodata serve appunto ad eliminare la CO2 presente nell'aria e quindi a introdurre tramite lo skimmer solo ossigeno. Questo cosa comporta? Comporta un minor ingresso di CO2 e uno stabilizzamento o innalzamento del pH. E ho notato anche una miglior schiumazione dello schiumatoio. La schiuma diventa un po' più densa, un po' più corposa. Sembra quasi che abbia, essendo più corposa, abbia più forza per sollevare le particelle che poi andranno eliminate dal sistema. Io però non voglio prendermi meriti altrui, di conseguenza vi metterò qui in descrizione il video di Luca di ReefLab, uno youtuber che appunto qualche giorno fa ha postato un video un po' lungo, però per spiegare certe cose bisogna farli lunghi i video, dove appunto parla del pH in acquario, spiega bene che cos'è e a che intervalli deve stare, e appunto anche l'utilizzo della calce sodata. Ripeto, io non voglio prendermi meriti che non sono miei, quindi rischierei, se vi dovessi spiegare più approfonditamente il funzionamento della calce sodata, ho paura di usare delle parole che ho sentito, non mi piace, quindi vi invito a vedere quel video perché è veramente molto interessante. Io ho fatto il video per farvi vedere il filtro, quindi adesso andrò a posizionarlo nella Samp e ve lo faccio vedere montato. Perfetto, l'ho montato in Samp. Ragazzi, io non vedo l'ora di avere la vasca nuova, non ce la faccio più, qui dentro non ci sta più niente. Ogni volta che devo fare un'operazione devo smontare mezzo mondo, mi diventa complicato, noioso e di conseguenza, lo ammetto, non lo faccio come quante volte dovrei farlo. Devo ancora pulire il bicchiere, però vabbè, domani ho il cambio acqua, quindi ci penserò domani. Però tornando a parlare del filtro, quindi come vi avevo detto, l'alimentazione dell'aria, quindi lì sotto c'è il bicchiere del Venturi, lo skimmer aspira l'aria da questo tubo che abbiamo collegato in alto al filtro, quindi l'aria, come abbiamo detto prima, entra da qua, dalla griglietta che c'è qui sopra, passa attraverso la calce sodata, poi va nella griglia che c'è lì sotto, ripassa dal tubo e va allo schiumatoio. Quindi la schiumazione diventa molto più corposa, come vi dicevo prima. Vedete? Il video è finito, vi ricordo i link in descrizione, il link di ReefTech, il link della calce sodata che potete trovare su Amazon, il link del video di Luca di ReefLab. Li trovate tutti qua sotto in descrizione. Se questo video vi è piaciuto, mettetemi un like per favore, tanto è gratis e non costa niente, perché è un click qui da qualche parte qui. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Un saluto a tutti. Ciao da Simo Reef.